primo elimination game per Legnano che affronta, sotto 2-0, la Scaligera alla GS Forum di Verona. Verona al completo, Knights che devono nuovamente fare a meno di Maiocco, in panchina, ma a riposo, dopo il colpo alla testa rimediato in gara 2. I primi due punti del match sono di Amato e subito dopo arriva anche la prima bomba di Poletti, 12 punti. Dopo il fantastico alley-oop tra Mosley e Zanelli, la Tezzeini spiazza il primo parziale vero della gara con Jones e Grini per il 16-6 che costringe la panchina di Legnano a chiamare il primo timeout. Due punti di Mosley e la bomba di Pullazzi, 17 punti in 9 rimbalzi, accorciano le distanze sul 16-11. Poi Raivio ne mette 4 in fila e ora è coach Dalmonte a chiamare il minuto di sospensione. Ancora Raivio dall'aria e la loop tra Mosley e Zanelli segnano il vantaggio della FCL e con il gioco da 3 punti ancora di Zanelli si chiude la prima frazione di gioco sul punteggio di 20-22 per Legnano. Nel secondo periodo, dopo due punti di Grini e la bomba di Zanelli, anche Mosley va a segno dall'aria allo scadere dell'azione per una gara divertente senza troppe interruzioni. Dopo 4 punti di Grini, per Legnano va a segno Berra dall'arco. Poi le bombe di Udom e Grini e i punti di Toscano e Raivio, 20 punti 9 rimbalzi, e un altro alley-oop tra Mosley e Zanelli chiudono la prima metà di gara sul 34-37. Ad aprire le danze nella seconda metà sono Grini, 28 punti e Pullazzi. Dopo punti dall'area di Raivio e Pullazzi, la panchina di Verona chiama minuto. Ma alla ripresa i Knights non si fermano e le Toscano metterla dall'arco per sancire il primo vantaggio in doppia cifra della FCL sul 39-49. Alla tripla di Grini risponde Toscano con un'altra bomba. Legnano risponde colpo su colpo, ma la Tenzeni si fa sotto per 51-56 al trentesimo, con gli ultimi due punti del quarto messi a segno da Zanelli, 17 punti, 6 assist. L'ultima frazione di gioco vede ancora i Knights condurre, ma con la bomba di Kanji la Tenzeni firma il definitivo sorpasso portandosi sul 59-58. Da qui i Knights saranno sempre vicini, ma mai più in grado di riprendere la testa della gara. Dopo la bomba di Jones e due punti di Poletti, coach Ferrari chiama minuto quando mancano 5 minuti alla fine con il punteggio sul 64-60. Zanelli mette la bomba, Raivio segna dalla lunetta per un antisportivo, ma la risposta da 3 di Udon, 11 punti e 11 rimbalzi, indirizza il finale di gara. Zanelli segna ancora dall'aria, ma rispondono subito con un 5-0 Poletti e Jones. Mosley, 14 punti, 9 rimbalzi, e Zanelli muovono ancora la retina per la FCL, mentre Jones, 22 punti, 6 rimbalzi, con il gioco da 3 punti e la bomba, realizza 6 punti pesanti per la Scaligera. Prima della fine, un fallo antisportivo di Toscano su Amato, che realizza entrambi i liberi dalla lunetta, chiude la serie e la gara, che finirà 84-79 per Verona. Una serie che la Tezzeni ha meritato di vincere sulle 3 gare, anche se lo scarto complessivo parla di soli 13 punti di differenza. Una serie quindi equilibrata, da cui Legnano esce a testa alta, con il solo rammarico di aver affrontato, per il secondo anno di fila, la parte più importante della stagione senza il roster al completo. Una stagione comunque positiva per la società biancorossa, che si conferma ormai ai vertici della A2.